Vabbè. Prova. Sì, prova.
arrivo imbastito dai ragazzi di Castellammare di Stabia, che oggi si sono dotati un grande affare per allestire una partenza e un arrivo degno di una squadra, di una società di alto livello. Molti sono gli sponsor, molti sono gli atleti e tanti sono gli organizzatori che oggi daranno vita a questa meravigliosa manifestazione di San Giorgio Lagunara in Alta Montagna. Poi aggiungiamo anche Marco Campione, Pascarello, che è sembrato in prevedere, Farina Vincenzo, e poi ultimamente ho incontrato un altro atleta che non manca mai da queste parti ed è Grauso Alessandro. Abbiamo un top atleta, se non sbaglio, alcune top atlete, questo Cinzia Oliva, se non sbaglio vedrà anche Alessandra Inzulina. Alessandra che stamattina è stata protagonista anche a San Giorgio Lagunara. E così vediamo negli anni come si è evoluta, diciamo, questa manifestazione. L'anno scorso è stata una manifestazione con circa 120 atleti, di cui 15 donne, e abbiamo un albo d'oro della manifestazione, un albo d'oro che la dice lunga su questa gara, la dice lunga nel senso tecnico. Attenzione, mi tessero, eccoci, bravi, mi hanno risparmiato di questa volta. E abbiamo un albo d'oro che parte da lontano 1997, che ha visto il protagonista su questo circuito il Caudino Rame Assunto. Rame Assunto protagonista del 1997 su questa distanza. E poi nel 98 dell'Astro 2000, diciamo come società di appartenenza, perché il papà è il presidente, abbiamo Furno Luigi nel 98, nel 99 ancora Furno Luigi, e nel 2000 abbiamo una prova che io penso che sia anche presente, e la voglio nominare, ed è Colantoni Raffaele, presidente dell'Ecosport, che nel 2000 ha fatto la sua gara importante vincendola. Poi abbiamo nel 2001, e passiamo al top dei top, con il tempo di 34.31, primato da battere, addirittura un atleta nazionale originario di Torino, di Melizzano, e che adesso milita nella nazionale italiana e nelle fiamme azzurre, è Angelo Iannelli, che ha stabilito nel 2001 il primato della corsa con 34.31, e poi abbiamo anche un altro record, che è quello femminile, stabilito dalla grande, intramontabile Alessandra Insogna, con 41.50. Per ricordare che Alessandra Insogna è nativa, se non sbaglio, di Dugenta o un po' da queste parti, non so bene la locazione, comunque è originaria di queste parti. Poi abbiamo nel 2002, ricordo che l'Espoir Assunto Rame, che poi passa al primo e partenza lungo mare di Castellammare di Stabia. Mimmo, allora vedo che c'è qualcuno della tua equipe qua, hai dato anche questa sera un'immagine di revival della notturna sabbiese con i ragazzi suoi che hanno montato questo bellissimo arrivo, e presumo che sia vostro. Come va, Mimmo? Come è venuta questa gara e come è andata alla fine la notturna sabbiese di quest'anno? La notturna ormai sono 20 anni e sempre anche una maniera, ma dunque è una manifestazione che noi ci ne siamo più cuori per quella manifestazione, e abbiamo peggio un caso. Alessandro Insogna, dare grazie perfetto, tanti fattore d'assunto. Io vedo da che tu hai segnato parecchie volte il tuo nome nell'albo d'oro di Dugenta. Siamo alla nona edizione di questa gara, però alla seconda Stradugenta. Come vedi oggi questo magnifico arrivo, questa magnifica organizzazione? Niente, la gara di Dugenta è sempre bellissima. Comunque negli ultimi anni
si è cambiato un po', diciamo così, viene anche qualche assoluto, allora ti danno una gara più importante. Comunque un'ottima organizzazione, adesso quest'anno come ho visto il percorso si è cambiato un po', allora non lo so come la gara. Questo. Allora Assunto Rame è stato vincitore nel 97, nel 2002 e nel 2003. Un applauso ad Assunto Rame! Quest'anno sarà un po' più dura perché ci sono ancora atleti che vengono dalla categoria assoluti che vanno per la maggiore, fra questi possiamo citare Gianluca Ricci, Barrilla e tanti altri atleti che oggi sono qui presenti. E così io vado un po', siccome non ho ancora l'elenco ufficiale degli atleti, cerco un po' di guardarmi in giro per riconoscere un po' alcuni atleti che oggi faranno da protagonisti qui a Dugenta. E vai con la musica! Dell'ingegner Pietro Di Lorenzo di Limatola, lo studio tecnico di Gallo,
San Domenico a Vicenza, il bar Tour d'Italia a Vicenza. Mamma mia, ma quanti foto che ci sono. La pizzeria da Pasquale a Vicenza, l'autocorruzione grasso di Vicenza e poi abbiamo la pizzeria da Bucco di Diavolo di Vicenza. O prima ci sta la striscia. Vicenza, l'artista o un disegno d'entri, la pizzeria da Bucco di Diavoli, la M2 Electronics di Tokyo, Bocco di Azzuso di Vicenza, ferramenta tutto per la casa, capelli, mania di Damiano Giovanni a Vicenza, la carrozzeria Fusco, Giuseppe di Vicenza, la macelleria, polleria D'Angelo di Vicenza, mercatino della scarpa. E questi sono tutti quanti, ciao Bruno, ben arrivato, dei 50 metri. Marina Vincenzo è desiderato qui sull'arrivo. Allora, andiamo un po'. Allora, qui vicino a me gli organizzatori della grande gara di qualche settimana fa, ciao Anna, di qualche settimana fa a San Nicola la Strada, che ha fatto registrare oltre 750 atleti. Tutti gli atleti che sono presenti, che devono ritirare lo smanicato, possono venire qui sull'arrivo per ritirare il tutto. Allora, gli atleti che hanno partecipato a San Nicola la Strada l'11 a sera, che non hanno ritirato lo smanicato perché c'erano oltre gli atleti previsti, possono consegnare lo scontrino per il ritiro degli smanicati. Signorina Chetti, le lascio un attimino il microfono per la pubblicità. Diritto a te, Chetti. RM, gioielleria di Marcello Romano d'Ugenta, gioielleria Luigia Pacelli di Telese, gioielleria Anna Di Cerbo di D'Ugenta, macelleria Polleria D'Angelo d'Ugenta. Vicino a me che cattura buonissimo Marco Calderone che è stato ultimamente protagonista di diverse gare. Andiamo, diciamo, partiamo dal 1 giugno perché il tuo curriculum è molto largo. Maddaloni, non c'è nei Maddaloni, poi c'è stata la grande gara che hanno fatto l'organizzazione San Nicola di 700 e passa play. Tu sei stato protagonista lì, come è andata, Marco? San Nicola la Strada è stata una bellissima, non fai neanche una fotografia, tanta gente sia a correre sia sulla strada, è stata davvero una bella emozione. E siamo all'11 di giugno, oggi
ieri sera sei stato a Siano, se non sbaglio, all'Astrasiano. Come ti sei classificato, Marco? Sono nelle prime posizioni. Sì, secondo ieri. Anche lì è stata una bella manifestazione. C'era Gianluca Ricci che è presente anche oggi e per il momento è più veloce lui. Quando sei stato convocato, io so che sei passato pure per la nazionale, quando sei stato convocato in nazionale? È stato qualche anno fa, nel 98. Nel 98 per quale occasione? No, erano i pre-raduni per stabilire i maratoneti che d'estate avrebbero dovuto fare poi i campionati con la nazionale. Passiamo un po' ai tuoi primati personali, se non sbaglio, tu hai un 2.11 sulla maratona? No, 2.13, 2.13.55 in maratona, un'ora 04 nella mezza, 29-23 secondi nei 10.000. Un palmarese di tutto lo sport, signori, lasciamo riscaldare. E abbiamo pure Cinzia Polina che ha conquistato a San Nicola la strada l'11 sera il critico Pedro Di Loro. Benissimo, come vedete, numerosa, crescendo di leggenda e bella, ben organizzata. Questo olimpico arriva da allo studio da dai ragazzi di Limbo. E così ho rotto 15 anni. Tu vieni con me, quindi andando no, no, vai con scude. Ma faccio l'autista, quello che grazie a Filippo Snocco. Cioè tu mi dici guarda la nella pratica San Nicola, esatto, non anzi, ma la passa, se ci difende l'altra via nuova la può portare qui. Questi signori già sono Tony a 3, Giosu, adesci per due. La chiave è qui, la chiave è qui, è stata trovata la chiave. Fanno tutto di fretta qui a San Nicola allo Scala. Ancora qualche minuto perché mi hanno segnalato l'arrivo di qualche atleta che ancora non è riuscito a raggiungerci.